Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di uscita domenicale, sempre con la rossa, perché oggi è il fatidico giorno dove supererò questi benedetti primi 1000 km, così da poter andare a fare il tagliando e avere la moto pronta per essere modificata. L'uscita di oggi è un po' particolare, questo perché ho deciso di fare una chiamata alle armi generale su Instagram. Infatti, a differenza delle altre volte, ho fatto una cosina un pochino più organizzata e dietro di me, come vedete, ci sono tantissimi ragazzi che si sono iscritti al gruppo Telegram che ho messo su le storie di Instagram, frecciaverde.19, per quello è importante anche che mi seguiate sulla pagina Instagram. E molti di loro, a dir la verità, se volessimo dare un numero preciso, intorno a una trentina di ragazzi, hanno aderito all'uscita di oggi in direzione Lago di Campotosto. Passo delle Capannelle, quindi, che ci vedrà arrivare a brevissimo. Percorreremo tutta quanta la Salaria praticamente, per poi girare dopo Rieti verso Antrodopo e da lì continuare la nostra marcia. La carovana di moto, come vedete, è bella ampia, occupiamo praticamente tutta quanta la corsia. Mi sembra di essere a un FV Evans anticipato, non ufficiale. E già che vi ho aperto il discorso modifiche, a questo punto vi andrei a fare qualche piccolo spoiler sulla prima vera modifica che andrò ad applicare su questa Street Fighter V4 base. Come vi ho detto e vi ripeto un'altra volta, ho scelto volutamente il modello V4 perché intanto a questo prezzo e in queste condizioni, con 2 km veri certificati, era praticamente una mosca bianca. Inoltre l'ho scelta base apposta perché non avrebbe avuto senso prendere un qualcosa di già modificato che A, costava di più e B, non mi permetteva di andare a intervenire su alcune parti perché già le aveva buone, tra virgolette, di serie. Detto questo, la prima modifica coinvolgerà il reparto ciclistico di questa Street Fighter, già buono di per sé, ma migliorabile appunto con delle sospensioni aftermarket. E qui la scelta non sarà banale. Non vi anticipo altro, direi di chiudere l'argomento qui, ma vi lascio a voi modo di immaginare e di commentare facendomi sapere qui sotto che cosa secondo voi andremo ad installare insieme a Roberto dai Moto Garage. Aspettiamo che arrivino tutti, tanto sicuramente qualcuno è rimasto indietro. Facciamo un piccolo raggruppino qui, così in caso se c'è necessità qualcuno fa anche benzina. Il problema è che quando si esce con tanti, e soprattutto con gente che non si conosce, va a capire chi è dei nostri, chi non è dei nostri, chi si deve fermare, chi non si deve fermare. Quindi uno prende e fa segno tra tutti. Gruppo finalmente riunito, si sono aggiunte anche persone che non pensavo fossero con noi, e invece ho scoperto al benzinaio che lo erano. E già che sono andato al benzinaio, mi è venuto in mente un argomento di cui voglio parlarvi. Cioè, dopo sti 1000 km, quali sono gli aspetti negativi di questa moto? Perché sì, bello tutto, moto nuova, sensazioni nuove, però questa Ducati ha dei lati negativi? La risposta è sì, e attualmente ne trovo solo due. Il primo, quello soft, la quantità di vento che prendi quando sei sopra i 140. In generale sotto questa velocità la guida è anche abbastanza comoda, cioè il vento non ti dà tanto fastidio. Quando sei sopra i 140 invece cominci a avere delle botte di vento veramente importanti e ti devi assolutamente tenere al manubrio, cosa che rende la moto molto più nervosa, perché sulle naked in generale bisognerebbe avere un appoggio delicato sul manubrio, non bisogna serrare le mani all'inverosimile. Il secondo difetto invece più grande di questa Street Fighter è il fatto che, avendo il serbatoio da 15, perché ancora è il modello vecchio quindi non ha il serbatoio da 16, ma secondo me comunque poco cambierebbe, l'autonomia generale quando si fa un'uscita con lei, anche a velocità tranquille, quindi non per forza sempre col coltello tra i denti, si attesta intorno ai 170 km. E questo, se ci pensate, è un bel problemino, perché abbiamo un'autonomia veramente ristretta, e poi 170 km sono con serbatoio completamente vuoto, perché la spia si accende dopo aver percorso 100-110 km. Gli altri 40-50 km di autonomia sono tutti quanti percorsi con i litri di riserva. Ed occhio, io sono riuscito a portarla fino a 43 km percorsi in riserva, questo per capire un pochino quanto range in generale avesse la moto. Quindi immagino che in casistiche normali si
faccia rifornimento intorno ai 150 km. A forza di parlare siamo comunque arrivati ad Antrologo. Da qua si comincia ufficialmente a scaldare le gomme in preparazione del passo delle capannelle. Come vedete è una strada abbastanza sportiva che grazie alla sua manutenzione e al manto stradale che possiede invita diversi gruppi di sportivi sia a due sia a quattro ruote. E allora scaldiamole queste ruote! Siamo arrivati ufficialmente all'ultima sosta, che praticamente sarebbe il benzinaio sotto il passo delle capannelle. Come vi dicevo, raccogliamo i ragazzi, agganciamo quelli nuovi e poi passo delle capannelle sia. Con i ragazzi ci siamo messi sul nostro classico punto panoramico, pronti per ripartire, ma eravamo pronti per ripartire, ma il ragazzo con il Ninja 636 si è accorto che c'è qualcosa che non va al suo impianto anteriore. Ti è scoppiato un paraolio? Sì, dagli una bella pulita. Prima era così lucido, sereno, con la gomma, con l'olio, io mi starei a cagare addosso. Prendami un altro fazzoletto. Ma anche sul disco ti è andato? Sul disco è già pulito. Sì. Vabbè, sta attento a frenare più con quello lì, con quello posteriore anche. Vabbè, cerchiamo di andare piano, insomma. Mi raccomando, le prime frenate. Quella poi quando arrivi a casa ce l'hai un po' di pulito dei freni? Sì. Gli dai una bella spruzzata a tutto e poi li sciacqui con acqua. Vabbè, le sospensioni le avevi fatte da poco o no? Fra poco, ecco, infatti abbiamo anticipato l'intervento. Vabbè raga, può succedere, purtroppo moto vecchia, problemi nuovi, no? Siamo così. Mamma mia che comodità il quadroc. Rinnovo sempre l'opportunità in descrizione di andare a utilizzare questo di codice sconto freccia 10 sul sito quadroc e tanti altri codici sconto come quello su VRS, Tappezzeria Italia. Insomma, in descrizione trovate tutto quanto un purpurì di scontistiche riservate a voi che guardate i video. Noi cominciamo il ritorno sperando che il ragazzo non abbia altri problemi oltre a quelli che ha riscontrato adesso. Oggi però, a differenza del solito, non mi fermerò a vloggare dopo pranzo, bensì voglio registrarvi anche il passo delle capannelle a tornare. Bravo, il cambio. Sì. Ah, ho visto, dico. Quindi il momento di terminare anche il video di oggi. Io vi ringrazio come al solito per la visualizzazione e vi invito a iscrivervi al canale in maniera totalmente gratuita cliccando il tastino rosso posto qui sotto, attivando poi la campanella così da non perdervi le prossime uscite video. Lasciate poi un like e un commentino qui sotto. Da Freccia Verde quindi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima con la Street Fighter già tagliandata. Ciao ragazzi. Yeah.